Buongiorno a tutti. Ora vi spiego la definizione delle donne del narciso manipolatore, partendo proprio dalla donna cervo. La donna cervo è colei che, tradendo se stessa, si oggettifica, rinunciando alla posizione di soggetto attivo all'interno di una relazione. In questo modo lascia libero spazio ai desideri, alle proiezioni del partner, rinunciando alle proprie. Ogni volta Narciso è messo davanti ad uno specchio, quindi davanti a una relazione. Così come accade nel mito, si rifugia nel bosco, trascorrendo il tempo a cacciare i cervi. Ed è proprio la relazione con una donna cervo, l'unica contemplata da un narcisista, una donna oggetto, una preda nella quale può spiecchiarsi, innamorarsi e distruggere il proprio io. La donna, ecco, se state pensando di far innamorare un narciso, state perdendo tempo prezioso e state vivendo l'illusione di Eco, che cerca di conquistare Narciso, condannandosi a ripetere le sue parole. Eco finirà per morire rifiutata da Narciso. L'unico modo per rompere la dinamica di un narciso è sbattergli in faccia la sua ombra. Infatti, come descritto nel mito, all'interno dello specchio d'acqua vede ombra e speranza. Davanti alla visione di se stesso, il narcisista o fuggirà in preda alla paura, oppure morirà e avrà l'opportunità di rinascere all'interno di una relazione. La donna Nemosi è la giustizia divina, l'unica figura femminile pienamente attiva all'interno del mito. Nemesi compie l'unico atto in grado di distruggere metaforicamente un narcisista, cioè metterlo davanti allo specchio. Una strategia molto efficace per destabilizzare il manipolatore effettivo e metterlo in crisi consiste nell'utilizzare le stesse strategie contro di lui. La prima è l'indifferenza. Il manipolatore effettivo ha bisogno di essere adorato, provato dalle persone che lo circondano. Secondo, l'ironia. La terza è canalizzare la rabbia. La quarta è lo specchio. Di conseguenza, se vi riconoscete in queste tre donne, cercate di trarre il meglio da questo video e capire come modificare il vostro interno e andare a lavorare su quello che in qualche modo può distruggere il narciso manipolatore. Se avete bisogno di aiuto, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un bacio a tutti e al prossimo video.